80 anni da quella che è stata definita la fuga del re dopo l'8 settembre, dopo l'amnistizio, era giusto riapprofondire questa pagina di storia che ne ha segnato un tornante decisivo e rifocalizzarlo geograficamente nel luogo che ha visto le prime ore di questo evento così importante per la storia dell'Italia.